pomeriggio bellissimo, tanti aretini, secondo me più degli anni passati qui al Palaestra. Sì, alla fine non ce l'aspettavamo, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo. Il palazzetto si è riempito di persone vogliose di trascorrere una giornata di festa in allegria, con molta leggerezza e molta semplicità, però siamo molto contenti. Avete dato spazio a tante realtà del nostro territorio, la danza c'è sempre stata e c'era, molto bella anche quest'anno, però due novità, i Vigili del Fuoco e i Cinofili, secondo me hanno aggiunto quel pizzico di curiosità in più. Sì, noi cerchiamo sempre di aggiungere un piccolo pezzettino di realtà aretine che hanno bisogno di uno spazio di visibilità. E quest'anno, oltre ai bellissimi spettacoli di danza, si sono aggiunti anche degli spettacoli ginnici e la novità della cinofilia, che è molto molto carina. Ecco, nell'estrazione della lotteria i due giostratori che hanno riportato il quartiere alla vittoria, non diciamo niente per il 2020, ma incrociamo le dita o anche qualcos'altro. No, certo, nel 2019 ci siamo tolti dalle spalle un peso enorme che era quello di 12 anni di sconfitte. I ragazzi li abbiamo voluti far presenziare a questa serata perché se lo meritano, ci hanno regalato un'enorme gioia e stanno lavorando duramente per il 2020 e non dico niente nemmeno io. Ci possiamo aspettare qualche novità, non ci anticipa niente? No, assolutamente, la coppia titolare è quella e andremo avanti con loro. Non si cambia. No, assolutamente.